Ho fatto il viaggio dal mio paese, da Addis Abeba, perché nel 2005 c'erano elezioni, e in questa elezione c'erano questi imbrogli elettorali, il governo ha falsificato il voto. Persone, i ragazzi che stavano manifestando con noi o tirando i sassi, vedo che sono uccisi o sparati in pieno giorno. Uscire dal mio paese. Era questo, era un modo di manifestare contro il governo. C'era questa idea di partire comunque verso la Libia per arrivare in Europa, però non sappiamo neanche che cosa ci aspetta davanti. Ci hanno portati in mezzo al deserto. Pensavo sempre quanto può essere forte un essere umano quando arriva nelle situazioni difficili. Intermediari non ti puoi fidarsi, non ti puoi fidare. Comunque non è che scappo, sono stato arrestato a Bengasi mentre si facevano le rettate. E lì eravamo a casa, mi ricordo che stavo scrivendo sul muro qualcosa che se non muori passerà tutto questo, no? Era questo, non ho finito nemmeno la frase che quando la polizia è arrivata e ci hanno portati senza scarpe, tutto senza un rispetto, impicchiandoci. Eravamo 110, 100 qualcosa persone in un container. In un giorno e mezzo di viaggio si può immaginare nel Sahara un container tutto di ferro. E mi ricordo che c'era un bambino di 4 anni con la sua mamma e altre donne. Di nuovo ho rifatto pagando il viaggio. Di nuovo ho dovuto fare il viaggio verso Tripoli. Ma quando siamo arrivati a Tripoli c'era questa paura di imbarcarsi anche. Perché i ragazzi del mio quartiere, che sono già arrivati qualche settimana prima di noi, abbiamo saputo che sono affondati in mare. È una decisione stupida imbarcarsi sapendo che non si può anche non arrivare. Però non c'è un'altra possibilità che andare avanti. Abbiamo preso la barca, per fortuna siamo sbarcati a Lampedusa, siamo stati soccorsi dalle motovedette italiane. Le prime impressioni, uno è di essere salvato, di essere arrivato sano e salvo, mentre l'altro era la vergogna e l'imbarazzo di essere arrivato in quel modo, distrutto, scalzi e tutto quanto. E maledicevo ogni volta nel mio percorso che facevo la situazione che mi ha spinto a uscire, a lasciare il mio paese, la politica, maledicevo tutto, maledicevo perché, perché. Sul colore, non sul colore della pelle. Paesi, io pensavo che tutto questo è passato negli anni 60, 70, ma qui è una cosa nuova, la moda, quindi mi fa ridere. Il mio sogno in futuro è di raccontare l'Italia e rovesciare questa immaginazione dell'Europa, perché quello che si pensa da lì è un'altra cosa, no?